Ok ragazzi, oggi parliamo del cardio in massa, un po' un discorso che ho anticipato su Instagram e mi avete chiesto di approfondire in un video qua su YouTube, quindi partiamo con la tematica. Ovviamente se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale YouTube qua sotto, alla piattaforma Facebook e logicamente su Instagram per seguirci sulle nostre storie e via discorrendo. Ok, partiamo con la tematica, cardio in massa, come, quando e perché? Ok, cerchiamo subito di capire quelli che sono i benefici del cardio in massa, ossia perché devo andare a fare cardio, a sbattermi anche in massa? Ecco, principalmente per tre ragioni. Il primo beneficio riguarda la salute cardiovascolare, che voi direte, cioè se non si parla di essere grossi e tirati non ci importa, però veramente ragazzi, da un punto di vista di salute cardiovascolare il cardio ha un impatto molto molto importante. Dovete anche pensare un po' sul discorso di salute sul lungo periodo e sul fatto che comunque siamo sottoposti a forti stress da un punto di vista fisico, soprattutto per quanto riguarda il surplus calorico, e stare per mesi e mesi in surplus calorico non è certamente la cosa ideale da un punto di vista appunto di salute cardiovascolare, per quanto ci permetta di migliorare e massimizzare i nostri adattamenti ipertrofici, e in secondo luogo da un punto di vista di bouncing di peso, cioè il fatto di prendere e perdere continuamente peso e chili anche in archi di tempo relativamente ristretti, anche questo mette a dura prova il cuore. Quindi tenere una base di cardio anche in massa, che vedremo poi essere veramente minima, può avere veramente tantissimi benefici sulla salute sul lungo periodo. Quindi lavorate con lungimiranza. Carina sta cosa, eh? Molto. Ok, secondo punto, il cardio tiene ovviamente un dispendio calorico settimanale più alto, e questo è logico, ma perché ci interessa in massa? Da un primo punto di vista perché il partizionamento dei nutrienti sarà molto più efficace, ossia un corpo che è comunque sottoposto continuamente a tanta attività fisica nell'arco della settimana andrà a richiedere tante calorie per il miocita, per la cellula muscolare. In altre parole, è molto più facile che le calorie che ingeriamo vadano a finire nel muscolo piuttosto che nel grasso, e questo in fase di massa è sicuramente ottimale. Ma da un altro punto di vista, a parità di surplus calorico, avere più calorie bruciate ma anche più calorie ingerite dà dei vantaggi, soprattutto quando andremo a definirci. In altre parole, una persona che ha un determinato surplus calorico ma si allena poco e mangia un po' di meno ha un motore che comunque va e non va, passatemi la metafora. Viceversa, una persona che si allena molto e mangia veramente tanto avrà un motore che è molto più veloce. Questo da una parte un po' velocizza tutti i processi anabolici e catabolici, ma soprattutto quando andremo poi a fare una definizione renderà il tutto molto più efficiente, il corpo sarà molto più attivo e ci sarà più probabilità di mantenere un input calorico alto e di salvaguardare l'efficienza e la flessibilità metabolica. Terzo punto, e questo è veramente importante, l'attività cardiovascolare ha un forte transfer sull'allenamento con i pesi. Questo in termini di recupero, quindi capacità di recupero e soprattutto di fiato. Faccio il mio esempio specifico. Io ultimamente, come dicevo poi su Instagram, ho riniziato a inserire il cardio in massa perché tra una cosa e l'altra era circa un anno che non lo facevo e sentivo non solo fastidi soprattutto da un punto di vista di fiato, proprio perché uscito da un cut sono tornato subito in bulk. Io sono, ma di questo magari parlerò in un altro video, per bulk abbastanza aggressivi e pesanti, e un simile aumento di peso in così poco tempo non è tanto benefico da un punto di vista di salute cardiovascolare. Ma soprattutto mi accorgevo che soprattutto quando facevo gambe cedevo di fiato, cioè le ultime ripetizioni non riuscivo a portare a termine, non riuscivo ad attivare bene il distretto perché ero distratto da una mancanza proprio di fiato, e questo è assolutamente deleterio, o almeno non è quello che io ritengo essere un atleta. Quindi ho inserito subito il cardio, già nell'arco di 2 settimane ho visto grandi benefici. Benefici non solo in termini di fiato, quindi riesco comunque a portare a cedimento le ripetizioni anche se sono molto intense e molto lunghe, ma soprattutto in termini di recupero, nel senso che in quei 2, 1 minuto e mezzo, 3 minuti di recupero, recupero veramente molto molto meglio, e quindi le serie successive escono più performanti. In questo senso l'attività cardiovascolare ha un transfer da un punto di vista di performance che è sistemico, ossia anche se ci alleniamo sul tappeto, sull'ellittica, sullo Stairmaster, il transfer lo riceviamo con qualsiasi attività che facciamo, perché è un transfer sistemico da un punto di vista di ossigenazione. Quindi questo è il terzo punto ed è veramente molto importante. Ok, detto questo, cerchiamo di capire come inserirlo, ma soprattutto quanto inserirne. Ecco, il primo punto, questo ci tengo a dirlo, impostate e date priorità, prima di tutto, a quella che è la vostra routine in sala pesi. Ossia, io con questo video non voglio dire che dovete assolutamente fare del cardio in massa, anche sacrificando l'attività
quantità con i pesi. No, in massa è necessario che abbiate un giusto stimolo da un punto di vista di attività con i pesi, quindi di resistance training, e che riusciate a recuperare da questo stimolo, quindi anche inserire del cardio se ne avete tempo, che poi vi va a inficiare il recupero e non vi permette di migliorare in termini di performance sull'attività con i pesi, allora da questo punto di vista è deleterio. Quindi inseritelo soltanto se è funzionale, soltanto se vi permette effettivamente un beneficio di performance, e non è invece deleterio, e il limite, vi assicuro, da questo punto di vista è piuttosto sottile. Quindi cardio subito dopo aver impostato la vostra routine con i pesi. Allora, per quanto riguarda le tempistiche, bastano in realtà veramente 40 minuti a settimana, non di più, quindi semplicemente andate a inserire due sessioni da 20 minuti, quello che sto facendo io, e questo basta per migliorare drasticamente la capacità di recupero e la vostra performance, e dare comunque una buona base in termini di salute cardiovascolare. Per quanto riguarda invece le modalità, ecco, io personalmente non amo l'HIIT, questo perché è veramente molto di impatto, quindi se dobbiamo già gestire una routine con i pesi, recuperare e migliorare su questa routine, in più andiamo ad aggiungerci del cardio che già, come detto, potrebbe inficiare questo recupero, se oltretutto il cardio è veramente molto intenso, ecco, potrebbe essere veramente troppo. Io personalmente mi trovo bene a inserire dell'LISS, quindi low intensity steady state cardio, cardio a bassa intensità, e cerco di basarmi sui BPM, quindi battiti per minuto, cercando di stare tra il 70% e l'80% della mia frequenza cardiaca massima. Infine parliamo della scelta della modalità di cardio. Ecco, come detto, il transfer e tutti i benefici che abbiamo visto sono indipendenti dalla tipologia che facciamo, perché sono attività che hanno un riscontro cardiovascolare, quindi veramente che sia nuoto, che sia corsa, che sia qualsiasi altra modalità di lavoro, il transfer e i benefici che abbiamo detto ci sono. Però comunque io consiglio di scegliere una modalità di cardio che possa avere dei benefici più diretti su quella che è la nostra attività in sala pesi. Faccio un esempio di quel che sto facendo io. Non lavoro i glutei in maniera specifica nella mia sessione gambe, non più almeno, ma quando faccio cardio faccio prima una preattivazione di glutei e poi vado a fare lo Stairmaster. Ecco, questo mi porta già a un impatto da un punto di vista comunque di qualità di proliferazione mitocondriale a livello di glutei, anche se vogliamo da un punto di vista ipertrofico, perché comunque vado a dare uno stimolo concreto al gluteo, ma soprattutto migliora la mia performance per quel che riguarda le sessioni gambe, perché tenderò ad essere molto più stabile, perché la partecipazione del gluteo sarà maggiore e vado a coinvolgere meno il lower back, e questa è una cosa che di nuovo sto notando veramente a distanza di poche settimane. Stessa cosa si potrebbe fare con i polpacci. Se avete i polpacci carenti, magari di nuovo inserite una preattivazione dei polpacci, basta veramente un 3x10 alla calves machine, e poi andate a fare una camminata in salita, massima pendenza sul tappeto, cercando di dare enfasi al movimento plantare per attivare al meglio i polpacci. Ecco, tutte queste tips miglioreranno tanto soprattutto la qualità muscolare degli stretti interessati, ma più che altro, già che facciamo cardio, cerchiamo di sfruttarlo al meglio da un punto di vista di composizione corporea. Ok ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il cardio. Come al solito, qualsiasi domanda, qualsiasi approfondimento, scrivetelo qua sotto nei commenti e sarò ben lieto di rispondere. Non mi sembra di dover aggiungere altro, spero di avervi lasciato dei spunti da poter utilizzare, e detto questo ci vediamo al prossimo video.